Buonasera, buonasera amici, amiche e telespettatori. Siamo nuovamente in diretta su Canale Italia con ABS Motori. Questa sera una puntata molto interessante, ma prima devo presentare ovviamente il boss, il capo Giuseppe Polari. Grazie Elisa Mazzucchelli, buonasera ai nostri telespettatori. Sì, hai detto bene, non perché sono il capo, non è vero, ma cerco di mettercela tutta come anche te. Un leader. Diciamo che, insomma, grazie a tutto il team, a tutta la squadra, grazie a ABS Motori e a Canale Italia, stiamo facendo degli ottimi risultati. Però nella settimana scorsa abbiamo toccato il tema, come sai, dell'elettrico. E insomma, non hanno tirato i capelli a me, perché come sai non ce li ho, come si vede. Hanno, diciamo, molti telespettatori ci hanno mandato una serie di email che, lamentandosi del fatto che sono non contenti ancora di più di utilizzare un'auto elettrica. E allora cosa abbiamo provato a fare? Ovviamente tanti commenti, ma abbiamo voluto cercare di sentire l'opinione degli operatori, perché insomma, ma il tema dell'elettrico non lo diciamo solo noi, è un tema sensibile. Ascoltiamo un po' adesso l'opinione dei telespettatori sul tema elettrico. Vediamo il servizio. Salve a tutti, sono Marzia Tranchina. Ho seguito il vostro intervento sul programma televisivo sull'elettrico e sono stata molto colpita in quanto anche noi strutturalmente nelle nostre città iniziamo a proiettarci per quanto riguarda l'utilizzo dell'elettrico, che è ben visto in quanto siamo indirizzati ormai sull'elettrico un po' su tutti i fronti. Quello dell'automobile è ovviamente un obiettivo che dovrebbe sempre allargarsi di più, in quanto abbiamo una prospettiva di margine di inquinamento sicuramente più basso, questo non può che giovarci. Ciao Elisa, ciao Giuseppe, sono Anna da Milano. Io l'auto elettrica la trovo molto multifunzionale perché abitando in una città grande come Milano mi dà modo di andare ovunque, senza limiti e nei confini. Un bacione grande e a presto. Ciao ciao! Ciao Giuseppe, ciao Elisa. Allora, anche noi di ADAS Mobile siamo attenti all'innovazione e alla sostenibilità e nella nostra strutturazione della nostra flotta stiamo elettrificando proprio i nostri mezzi che in questo modo possono raggiungere sia il centro abitato, centro metropolitano e allo stesso tempo essere sostenibili. Quindi siamo assolutamente a favore dell'elettrico. Ciao Lisa, ciao Giuseppe. L'auto elettrica per me è multifunzionale perché abitando in una grande città come Milano mi permette di entrare nelle zone ZTL e di parcheggiare gratuitamente nei parcheggi. Ciao, buona giornata. Ciao a tutti, sono Massimo Alboreto. La prima auto elettrica l'ho provata nel 2015 e da lì me ne sono innamorato. Nel 2017 abbiamo fondato una società che si chiama Noleggio Elettrico, con la quale mettiamo in condizione le persone di provarle. Sì, perché oggetti di questo genere non si possono descrivere, vanno provati e guidati e solo dopo si può decidere che cosa farne. Io so già cosa farne. Arrivederci a presto, ciao. Molto interessante ovviamente l'opinione degli automobilisti, ma adesso è arrivato il momento, come consueto, di lanciare il TG News con Martina Stelluti. Buonasera a tutti, nuova puntata del TG News. Novità in casa Bosch. Da oltre 15 anni Bosch supporta le officine con stazioni di ricarica climatizzatori completamente automatiche. Per supportare le officine in caso di riparazione di questi sistemi, Bosch sta ampliando la gamma con compressori e condensatori aria condizionata per veicoli della maggior parte dei costruttori europei. Metelli Takes In. Lo scorso 21 marzo 2024 si è tenuta la cerimonia di inaugurazione della sede di Metelli Takes In a Chongqing, nella provincia di Huzhou, in Cina. Alla cerimonia hanno partecipato Sergio Metelli, Alberto Metelli, Fabrizio Sanna e alcuni dirigenti di Metelli SPA. All'evento erano presenti anche alcuni dei più importanti clienti, sia locali che delle sedi internazionali. Nuovi componenti Lam Further. ZF Aftermarket amplia l'offerta di prodotti con la gamma di componenti Lam Further, coprendo numerosi modelli di diversi costruttori di veicoli. ZF Aftermarket amplierà costantemente la gamma di componenti per sospensioni per veicoli elettrici di diversi costruttori auto internazionali, in modo da poter fornire alle officine indipendenti ricambi adeguati già poco dopo il lancio sul mercato. Secondo, Automotive Open Golf.
Il 4 giugno è la data del secondo Automotive Open Golf al Brianza Golf Club, una giornata diversa dal solito lavoro quotidiano e all'insegna di relax, networking e divertimento. Per partecipare eventi@2sg.com. Vi aspettiamo. Alla prossima settimana con una nuova puntata del TG News. Interessanti le notizie perché comunque raccontano la quotidianità, il tessuto, il prodotto. E qua, come sai, Elisa, abbiamo la vetrina dei prodotti di ABS Motori. Come sai, e qua c'è l'indirizzo dove invitiamo i nostri, diciamo, espositori, sponsor, a che cosa? A mandarci del materiale che presentiamo. In alto abbiamo Unigom, Champion, Seastar, SNR, Benelli con Bardal Maroil, Ilpa, Noco e ancora Seastar. Dall'altra parte l'Eckler, un prodotto verniciante. Perché? Perché comunque, Elisa, vogliamo informare i telespettatori delle opportunità che il mercato offre con prodotti che poi nella seconda parte andremo un po' a descrivere. Ma adesso è arrivato il momento di parlare del tema portante di questa puntata, ovvero il cambio gomme. Voi lo avete già fatto, sì o no? Io a volte mi dimentico, sai, è più una cosa da uomini. Ma direi che insomma i gommisti che ci chiamano ricordano, hanno voluto proprio dirlo a noi, attenzione, avvisate gli automobilisti dell'importanza, proprio anche per la sicurezza di tutti noi, di questo cambio gomme. Vediamo quindi il servizio. Inizia la stagione calda ed è tempo di dire addio alle gomme invernali. Per chi non ha optato per gli pneumatici 4 stagioni, è arrivato il momento di presentarsi in officina per sostituire il treno di gomme. Secondo le preferenze dei consumatori, una parte significativa degli automobilisti predilige pneumatici estivi o 4 stagioni, riducendo così la domanda di quelli invernali. Guardando ai dati di mercato, il 2023 ha registrato vendite per circa 4,6 milioni di pneumatici invernali in Italia, un calo del 3,9% rispetto al 2022. Ma nonostante questa diminuzione, il fatturato del settore è cresciuto del 2,3%, raggiungendo il valore di 723 milioni di euro. Ad aver influito è sicuramente l'incremento del prezzo medio, più 6,5%. Per gli indecisi che devono ancora scegliere se alternare gomme estive e invernali o togliersi direttamente il dubbio montando quelle Four Seasons, abbiamo chiesto direttamente qualche consiglio a un esperto. Dal 15 aprile scatta l'obbligo del cambio gomme. Che consigli ti senti di dare agli automobilisti? Allora, io consiglio, essendo che dal 15 aprile entra l'obbligo delle gomme estive, consiglio sempre di seguire le leggi e quindi la norma sul cambio gomme, appunto, da invernale estivo, anche per la sicurezza della strada. Essendo che comunque anche andiamo a consumare di più la gomma invernale, essendo che comunque le temperature si alzano, consiglio vivamente di cambiare da invernali a estive. A livello di sicurezza io consiglio sempre di fare il cambio gomme dall'invernale all'estivo e non di usare il 4 stagioni, anche perché il 4 stagioni sì, non ha l'obbligo di essere cambiato, ma ha un'usura molto più veloce. In tema di trend, in tema di novità, in tema di mercato, Elisa, sai che il noleggio in questi ultimi anni sta andando veramente in modo importante. E quindi noi abbiamo voluto, proprio per raccontare la quotidianità, fare un'analisi. Ascoltiamo il servizio proprio sul noleggio. Apre il 2024 in leggera crescita rispetto allo scorso anno il settore del noleggio veicoli, segnando un più 5,46% nel primo trimestre. A spingere il mercato è il boom del noleggio a breve termine con un incremento di oltre il 71%, in contrasto con il long term delle auto che scende del 13,55%. Il noleggio veicoli quest'anno vale il 31% dell'intero mercato italiano, un risultato determinato dalla forte crescita delle immatricolazioni dei veicoli commerciali nel lungo termine, che ad oggi rappresenta la soluzione d'acquisizione più diffusa per i veicoli da lavoro. Oltre 4 noleggi su 5, infatti, sono appannaggio dei clienti business. Nella sfida tra motore endotermico e auto elettriche, nel noleggio a breve termine, benzina e diesel si spartiscono quasi tutto il mercato.
Full hybrid e plug-in hybrid scesi sotto il 2% del totale, mentre le auto elettriche sono quasi scomparse dal mercato dello short term, idem per le auto a gas. E dopo questo interessante servizio sul noleggio a lungo termine andiamo a tastare proprio nel profondo e andiamo a sentire questa intervista a doppia a due operatori sul tema. Come sta andando oggi il noleggio a lungo termine? Il noleggio a lungo termine oggi è un mercato florido, è un mercato in continua espansione, soprattutto per quanto riguarda il mondo del retail e del privato, cosa che fino a qualche anno fa non era ancora ben integrato nell'offerta generale del mondo dell'automotive, però oggi è una realtà presente. Guardando i dati dell'ultimo periodo, parliamo del primo trimestre, siamo a un 15% di aumento momentaneamente e diciamo che è partito molto bene. Qual è il vantaggio principale per una famiglia nel noleggiare un'auto a lungo termine? Per una famiglia il vantaggio sicuramente è avere dei costi certi, quindi non andare incontro a delle improvvisi costi che potrebbero essere gravosi su quello che è la spesa annuale e mensile. Penso che l'idea primaria è che abbia in una rata che va a pagare unifica tutte le spese che può avere una macchina oggi. Quali sono le responsabilità per l'automobilista? Allora, l'automobilista deve tenere quello che noi chiamiamo un utilizzo da buon padre di famiglia, quindi tenere la macchina in ordine, nell'eventualità di spie accese recarsi subito presso un centro assistenza e comportarsi come se la macchina fosse sua, né più né meno. La prima cosa sicuramente è attenersi al contratto che viene stipulato con la casa noleggiante, perché fondamentalmente ci sono delle regole che devono essere per forza rispettate e poi naturalmente il codice della strada. Nel web si vedono spesso offerte davvero uniche in termini di costi. Quali consigli ti senti di dare agli automobilisti? Allora, il mondo del web oggi presenta delle offerte che noi chiamiamo un po' civetta, sono quelle offerte che devono attrarre il cliente. Il consiglio è rivolgersi a dei professionisti che con uno scambio di idee, di opinioni, possono configurare sia l'auto che i servizi per andare a soddisfare tutte quelle che sono le esigenze del cliente. Diciamo che oggi i costi che si vedono nelle offerte, la prima cosa da guardare è cosa ti garantisce questa offerta. Non sempre il costo basso vuol dire che hai, diciamo, un servizio adeguato. Numeri, tanti numeri, sia dal punto di vista dell'elettrico, ma delle gomme, ma anche ovviamente dal punto di vista del noleggio. E qui, come sai, tutto quello che si muove deve essere in perfette condizioni, soprattutto per la sicurezza nostra e degli automobilisti e di tutti. E qui una delle aziende che fa diagnosi, che non fa solo diagnosi, devo dire la verità, Texa, ha fatto una presentazione a Milano veramente interessante. Vediamo il servizio. Sono passati quasi 30 anni da quando, nel 1995, Texa lanciò la propria linea di visualizzatori Axone. Da allora la gamma di strumenti di diagnosi ha visto un susseguirsi di nuovi modelli, aggiornamenti e software innovativi per assecondare le esigenze del mercato. Così, con il progredire delle nuove tecnologie, anche Texa ha continuato a rinnovarsi. L'Axone 2000, all'epoca, era l'unico in grado di connettersi a internet per aggiornarsi autonomamente. Poi, nel 2005, lo schermo diventa più grande, sviluppandosi in forma mobile, con fotocamera, Bluetooth e funzionalità cerca, realizzata in collaborazione con Google. Dal 2008 ad oggi, gli schermi sono diventati più grandi, passando al tablet, ma a differenza di quelli solitamente in commercio, gli Axone sono capaci di resistere all'acqua e a tutti gli urti. Arrivando alle ultime novità, le proposte Axone, Nemo Plus e Light sono un nuovo capitolo nell'ambito del garage equipment per rispondere alle esigenze del mondo dell'autoriparazione. Una lunga storia di innovazione nel settore della diagnosi. Quali sono le principali sfide che dovete affrontare in questo settore?
Sicuramente la sfida continua è la complessità, nel senso che la diagnosi negli ultimi anni è diventata sempre più sofisticata, sempre più complessa, perché le vetture sono diventate a loro volta sempre più complesse e sofisticate. Il nostro approccio è stato quello di neutralizzare questa complessità per dare ai nostri meccanici un prodotto sempre semplice, rapido, per utilizzarlo in modo efficace all'interno dell'officina senza andare a scaricare sull'autoriparatore tutta questa complessità a monte. La tecnologia, Elisa, come sai, è importante, bisogna conoscerla perché ovviamente possono farsi veramente dei danni gravi proprio in termini di riparazione e manutenzione. Ma qui i tecnici di Texa ci hanno voluto mostrare effettivamente il funzionamento dei loro prodotti. Guardiamoli. A livello di prodotto, quali sono gli ultimi modelli di visualizzatori che avete presentato? Abbiamo introdotto la nuova gamma di visualizzatore Axone, andando a lanciare i nuovi prodotti entry line e di fascia media, quindi rispettivamente il nuovo Nemo Lite e Nemo Plus. Come elemento comune abbiamo quello delle elevate performance. Chiaramente poi ogni visualizzatore ha le sue peculiarità, tra cui ad esempio la portabilità tramite questa maniglia e anche a livello di schermo. Esatto, la maniglia che vediamo qui sul Nemo Plus, ma un altro elemento comune è l'assoluta robustezza, quindi sono entrambi dei dispositivi rugged che si prestano molto bene per le applicazioni professionali e le riparazioni in tutte le situazioni dove le situazioni sono particolarmente gravose. A livello di software invece? A livello di software abbiamo il nostro software diagnostico IDC5 che per definizione è un software multimarca e multiambiente. Questo vuol dire che con questi visualizzatori insieme a una VCI ad hoc e insieme appunto a IDC5 che è il software di Texa è possibile fare la diagnosi su qualsiasi veicolo che può essere un'auto, può essere un camion, può essere una moto, una barca, un veicolo Fiveway Construction, questo proprio per testimoniare quanto sia ampia la possibilità di diagnosi con le soluzioni di diagnosi Texa. Grazie mille. Grazie ancora a Texa per questo interessante servizio, ma adesso è arrivato il momento della pubblicità e mi raccomando, restate lì. Non andate via. It was the battery. We put you a new one in. Is it GS USA? That's all we ever used, to be honest. USA? GSUSA. Is it GSUSA? Yeah. In there? The battery is, yeah. Yeah. In there as well? Yeah. Oh, that one? Yeah. That one too? Yeah. So I need a GSUSA battery to be an astronaut? Mm-hmm. Then Mummy and Daddy need one just to pop to the shops. Auto 180 non è solo un'azienda che opera nel settore delle carrozzerie promuovendo una forma innovativa di fare rete, ma assiste i suoi partner con una continua formazione inerente al mondo dell'imprenditoria e del mercato etico e associa un'esperienza di network totalizzante, un impegno concreto verso una mobilità sostenibile. Ed eccoci qua, ben ritrovati con la seconda parte di ABS Motori, ma è arrivato il momento di parlare di Carovita. Che servizio ci proponi, Giuseppe? Ma ne abbiamo una serie. Diciamo che abbiamo voluto, Elisa, coinvolgere ovviamente gli automobilisti, perché il Carovita ovviamente esiste, non solo lo si vede andando a fare la spesa, facendo benzina, non solo, ma soprattutto nella manutenzione dell'auto. Sentiamo qual è l'opinione di chi guida e che cosa ci ha detto. Le bollette, il mutuo, l'affitto, la benzina. Il costo della vita aumenta e le spese che devono affrontare le famiglie italiane diventano sempre più importanti. Il caro vita pesa sulle scelte dei consumatori che limitano gli acquisti e vanno a caccia dell'offerta più economica. Anche quando si tratta della manutenzione del proprio veicolo, la decisione finale non tralascia l'aspetto dei costi.
Tra occasioni scovate online e consigli da parte di qualche amico, spendere poco è sicuramente una prerogativa che guida alla scelta del servizio offerto dalle officine. Quali sono i principali criteri a cui i consumatori si affidano quando devono fare manutenzione alla propria auto? Vediamo cosa ci hanno risposto. Mi baso sempre sulle recensioni su internet, guardo i prezzi, cerco la più conveniente e poi chiedo anche ad amici e mi baso su quello. Il passaparola mi ispira di più, ecco. Chiedo amici o gente che magari conosce officine specializzate dove si spende anche qualcosina meno. Allora, sicuramente vivendo in un mondo sempre più tecnologico, i dispositivi elettronici, quindi i cellulari, ci aiutano tantissimo, sicuramente le recensioni. E poi sicuramente il passaparola penso sia un buon modo per conoscere un'officina magari sempre più idonea e più specializzata. Costa veramente tutto tanto, Elisa, hai visto? Insomma, l'opinione un po' della quotidianità di tutti noi è quella che è aumentato un po' tutto, però bisogna un attimo valutare, non come chi è fortunato che è stato a Miami qualche giorno fa e insomma... Per penso... fortuna che sono andata per lavoro, perché se avessi dovuto sostenere le spese che ho sostenuto là, è una Milano all'ennesima potenza, quindi caspita, molto tenuta bene, però ecco, molto cara. Ma soprattutto sai cos'è? Che soprattutto non siamo stati noi a mandarti, quindi insomma dal punto di vista della 2SG magari spenderemo altri soldi per altri servizi, credo, spettacolari in quell'altra parte del mondo, giusto? Esatto, perché in Italia abbiamo tantissime bellezze, soprattutto nell'ambito dell'aftermarket e dell'automotive, siamo i migliori, quindi... Direi proprio di sì, hai detto bene. E qui sai cosa abbiamo voluto fare? Siccome abbiamo sentito in questa prima parte l'opinione degli automobilisti, ascoltiamo un po' anche le opinioni degli operatori, perché loro, purtroppo o fortunatamente, le mani ce le mettono sull'auto, e sentiamo proprio sul tema che Vita, che cosa ci hanno detto? Che consiglio si sente di dare agli automobilisti per affrontare il tema del caro vita? Consiglio che gli darei è di fare le manutenzioni alle auto, quelle ordinarie, e possibilmente di non aspettare la scadenza o di non trascurarlo, ma di affidarti a un meccanico di fiducia e dire a lui di fare quello che ritiene opportuno fare. È chiaro che è un lavoro di una spesa di 100 euro, se la fai trascurare perché sei in difficoltà puoi fare una rottura in seguito di 1000 euro, per cui di non aspettare, di provvedere al momento. Grandi consigli che spesso do ai miei clienti riguarda soprattutto la sicurezza. La sicurezza dettata da su freni e gomme, dove comunque una gomma usurata incide molto sull'asfalto, incide sulla frenata, eccetera, eccetera. Di conseguenza consiglio sempre non risparmiare mai su freni e gomme. Poi per tutto il resto si può trovare sempre un qualcosa di diverso. Magari spostiamo un trattamento da fare o qualcosa del genere, però spesso consiglio questa cosa qua. Io so quello che chiedono gli automobilisti quando vengono qui, ovviamente se vengono da noi perché vogliono risparmiare rispetto a una concessionaria, rispetto a un'officina magari più qualificata, più bella, che si presenta magari in maniera più eccelsa. E ovviamente quello che poi chiedono anche se c'è la possibilità di pagare in maniera dilazionata. Questo chiedono gli automobilisti. Inizia la bella stagione, ovviamente ritornano i motociclisti sulle strade e noi di ABS Motori abbiamo deciso di snocciolare qualche numero, giusto Giuseppe? Assolutamente sì. Andiamo a vedere il servizio. La bella stagione ha tardato ad arrivare rispetto all'anno scorso, ma le due ruote sono pronte a tornare a riempire le strade. Malgrado l'inizio d'anno altalenante e la registrazione negativa del mese di marzo che segna un meno 5,2%, il 2024 ad oggi per il mercato moto mantiene un andamento positivo con una crescita del più 3% sul 2023. Tra i veicoli nuovi messi in strada, i più acquistati sono gli scooter seguiti dalle moto, mentre c'è sempre meno richiesta per i ciclomotori e l'elettrico. Le due ruote rappresentano una soluzione che concilia mobilità e fattore di svago e passione, confermando ancora una volta la propria centralità nel mercato dell'automotive. Rimaniamo nel mondo delle due ruote. Oh, meno male, Giuseppe, che cosa mi proponi? Assolutamente. Adesso, diciamo, non so se conosci la rete RideUp.
Sì. Assolutamente, credo. E soprattutto è una rete molto performante che ripara bene le moto degli motociclisti, logicamente. E qui siamo entrati in una delle loro sedi, dei loro centri, per far che cosa? Un po' ti voglio creare un po' di suspense, di curiosità. Vediamo. Abbiamo qui oggi una moto Guzzi V7-2, nonostante abbia solo 8.000 km, il cliente lamenta una problematica, nel senso che a freddo funziona regolarmente, dopo 5 km di percorrenza il motore sembra arrancare e andare a un cilindro. Si presuppone che il difetto sia nella errata regolazione del gioco valvole. Andiamo a vedere in officina. Come abbiamo visto, abbiamo trovato il punto morto superiore, che è il punto in cui il pistone è alla sua massima altezza in fase di compressione. Quindi entrambe le valvole sono chiuse, dovrebbero essere chiuse, e andiamo a verificare il gioco che devono avere. Abbiamo terminato la regolazione della valvola di aspirazione che aveva troppo gioco. Andiamo a rivedere, a fare la stessa operazione sulla valvola di scarico. Troppo poco gioco. Proviamo il 5. Nemmeno. Nemmeno. Mm-hmm. Eccolo qua, il problema l'abbiamo trovato. Allora. Quindi a causa di questo problema qua? Cioè perde... Perde compressione e la moto si ferma. Cioè va con un cilindro. Solo quello là. Allentiamo il controdado. Abbassa il ponte. Sì, sì, fino in basso, grazie. Ok, dai, anche questa oggi è fatta, la moto in ordine, possiamo rimettere il cliente in strada in sicurezza, visto che oramai la bella stagione è alle porte, mi sento libero di darvi 3 consigli per poter sfruttare al meglio e in sicurezza la vostra moto. Per prima cosa, a parte riattivare l'assicurazione, sarà opportuno portare la moto dal vostro meccanico di fiducia per una manutenzione programmata, un tagliando, verificare assolutamente lo stato di usura degli pneumatici, eventualmente andremo a sostituirli, l'impianto frenante, rispettare le norme della sicurezza stradale e quindi casco ben allacciato, luci sempre accese. Terzo consiglio, non improvvisatevi meccanici, c'è una rete di officine in Italia, trovate l'officina col professionista che saprà come e dove mettere le mani sulla vostra moto. Giuseppe, siamo giunti alla fine di questa puntata numero 117, che dire, oggi ti libererai di me? No, assolutamente, infatti ti volevo chiedere se ti stai divertendo qua con me a parlare un po' del nostro mondo, quello dell'aftermarket. Il tuo mondo è anche il mio mondo, ovviamente, perché sono cresciuta in questo ambito e mi fa piacere, insomma, averlo trasformato in un lavoro. Sono veramente contento, Elisa, di averti qui con noi, con me in questo caso, con i nostri telespettatori. Insomma, però il momento stringe, cioè dobbiamo purtroppo andare da le indicazioni, anzi fortunatamente. Esatto. Io vi ricordo come sempre tutti i nostri social, ABS Motori, Facebook, Instagram, YouTube, seguiteci, attivate la campanella, ma anche TikTok per la generazione tutto. X. Assolutamente, ricordiamo le nostre riviste, ve le lasciamo qua. Dove invitiamo i nostri telespettatori ad abbonarsi, i nostri operatori, giusto? Certo, certo, corretto. Perfetto. Quindi? Grazie mille Elisa Mazzucchelli di essere stata qui con me. Grazie Giuseppe Polari. Buona serata.